Ci troviamo vicino a Fidenza e siamo il gruppo Disorganizzazione. Oggi abbiamo un obiettivo speciale: investigare sull'operato degli psicologi all'interno delle organizzazioni, ma non un'organizzazione qualsiasi, bensì un'azienda e in particolare Lisi Sementi. Venite con noi a fare un giro per vedere veramente di cosa si occupa. Lisi Sementi è un'azienda specializzata nel campo della ricerca, produzione e commercializzazione delle sementi orticole professionali. Offre una gamma di prodotti ampia e diversificata, frutto della propria ricerca che si avvale di tecnologie innovative di biologia molecolare, le quali consentono un breeding assistito da marcatori in grado di garantire elevati standard di uniformità dei prodotti, preservando, essendo un'azienda italiana, gli ecotipi locali. Ma queste informazioni le possono avere tutti. Andiamo più a fondo a conoscere le persone che ogni giorno lavorano in azienda. Giorgio, direttore operativo. Luigi, direttore generale. Renzo, direttore marketing e a capo dei breeders, Alice e Massimiliano. E adesso lasciamo la parola a loro e vediamo che cosa hanno da raccontarci. Ho preparato una presentazione che raccoglie un po' le esperienze raccolte in anni di multinazionali, dove di solito l'intervento dello psicologo è fine al raggiungimento sostanzialmente delle strategie aziendali. Perché voi lo sapete meglio di me, gli interventi possono essere fine a se stessi quando facciamo recruiting, per dire, selezione del personale, oppure possono far parte di una metodologia e di una struttura che può essere diciamo, inglobata anche con la presenza dello psicologo. Allora, cominciamo subito. Allora, in genere, certo, un prerequisito fondamentale, che di solito nessuna azienda investe senza trarne profitto. È brutto dirlo, ma le regole sono queste. Quindi diciamo così che c'è una frase molto carina che abbiamo ampiamente divulgato, dove il responsabile finanziario chiede al direttore generale che cosa succede se noi investissimo in risorse e queste risorse poi a un certo punto decidessero di lasciarci. La risposta del direttore generale è: cosa succederebbe se non facessimo investimenti in questo senso? Quindi vuol dire che comunque se noi parliamo di beni strumentali, cioè di cose tangibili, abbiamo sicuramente la possibilità di identificare un ritorno sull'investimento. Quando parliamo di risorse umane, sostanzialmente è un terreno un po' più difficoltoso, quindi non sempre il risultato si manifesta, tante volte sì, altre volte no. Quindi questo è anche a volte il risultato, nonostante ci sia l'intervento dello psicologo, vedremo dopo, alcuni gruppi a volte non raggiungono l'obiettivo che ci si è prefisso. Ok? Allora, io vi parlerò di un metodo che è stato sviluppato da Franklin Covey. Franklin Covey è un'azienda di consulenza globale che, ha nel corso degli anni battezzato delle metodologie specifiche per fare in modo che ci sia una parte di crescita personale dell'individuo e una parte collegata all'implementazione della strategia aziendale. Vediamo come. Scusate. Allora, facciamo così, che ve la spiego tutto in una volta che è più semplice. Allora, ci sono sostanzialmente tre blocchi che vengono usati da Franklin Covey per fare in modo che tutte le risorse aziendali volgano verso l'implementazione della strategia. Il primo blocco si chiama Severance. Severance è un po' il fondamento, personale, per fare in modo che tutte le persone acquisiscano un lessico comune. Vi spiego meglio. Nelle multinazionali fai fatica ad avere dei corsi tarati per l'italiano, un corso tarato per l'inglese, un corso per lo spagnolo, un corso per il cinese. Quindi viene sostituita, alla comunicazione verbale una metodologia di comportamento che riguarda il comportamento della persona. Cioè, quando noi parliamo di win-win, cosa che è entrata particolarmente forte nei nostri discorsi, win-win non è la traduzione inglese di vinco-vinco, è un habit che fa parte della lista dei 7 habits che dopo andiamo a,
a vedere brevemente. Vuol dire che chiunque di noi interagisca con una persona straniera, anche senza parlare la stessa lingua, se noi abbiamo una situazione win-win, funziona per gli italiani, funziona per gli inglesi, funziona per i cinesi. Quindi questa sono le fondamenta, questo blocco, per fare in modo che ci sia la possibilità di comunicare attraverso delle abitudini personali sempre alla stessa maniera, sapendo di cosa stiamo parlando. Una volta che le persone sono formate con i 7 habits per il Franklin Covey, devono passare attraverso un'esperienza di team building, dove c'è, in questo caso, l'intervento dello psicologo. Okay? Vi faccio notare una cosa, che, allora finisco, alla fine di tutto c'è un terzo blocco che è una metodologia di, diciamo così, di lavoro che mette insieme tutte queste risorse. Allora, questo blocco, i 7 habits, le 4DX, sono sempre in inglese, mentre ovviamente l'intervento in team building dello psicologo deve essere fatto in lingua locale. Cioè, se io prendo un gruppo di persone, li mando sul cucuzzolo della montagna a fare un training esperienziale, ovviamente devono poter parlare nella loro lingua naturale. Quindi non è previsto, almeno dal punto di vista Franklin Covey, non c'è la possibilità di farlo in inglese. Viene demandato ad un gruppo di persone, a un gruppo di psicologi in questo caso, che parlano la lingua del paese dove si svolge il training. Allora, vediamo un po' che cosa vuol dire. Vabbè, la somma l'avevo vista. Quindi, i 7 habits, che sono questi, parlano sostanzialmente di diverse cose. Allora, la prima abitudine è be proactive. Quindi si tratta sempre di cercare, ognuno di noi, di essere proattivo nelle cose che fa, cioè di portare un po' di valore aggiunto che va un po' al di fuori delle cose che di solito facciamo. L'habit numero 2 vuol dire begin with end in mind, ci aiuta a prendere sostanzialmente delle decisioni quotidiane tenendo sempre presente qual è il nostro obiettivo finale, per evitare di disperdere energie in cose che magari sono, diciamo così, meno rilevanti, ma che ci potrebbero far perdere del tempo rispetto a quello, all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Il terzo è put first things first, che è una cosa che abbiamo presentato anche in ISI l'anno scorso, facendo la distinzione tra le cose importanti e quelle urgenti. Poi ci arriviamo. Il think win-win vuol dire sostanzialmente cercare di trovare il giusto compromesso tra gli obiettivi nostri e quelli della nostra controparte, per fare in modo che entrambe le parti ne abbiano beneficio. Perché una relazione sbilanciata win-lose porta di solito ad una situazione di crisi, cioè ne beneficio solo io, tu no, quindi non è una cosa che nel tempo è destinata a perdurare. Habit numero 5, seek first to understand, then to be understood, è una cosa molto importante soprattutto nelle relazioni interpersonali, cioè cerchiamo di capire anche quello che gli altri vogliono dirci. Abbiamo nella vita tutti i giorni di solito la tendenza a dare maggiore risalto a quello che pensiamo noi, quando magari non abbiamo bene capito l'altro che cosa voglia dirci. Habit numero 6, synergize, cioè cercare di raccogliere il massimo delle risorse disponibili e farle lavorare insieme, quindi gruppi di lavoro e cose del genere. Habit numero 7 è di un colore diverso, che vuol dire trovare comunque all'interno delle nostre attività quotidiane anche del tempo per noi stessi, cioè ricaricare un po' le energie, affilare la lama del coltello, va detto un po' così. Okay. Allora, il metodo Franklin Covey ha uno sviluppo top-down, che cosa vuol dire? Che per poter partire, Franklin Covey forma prima i vertici aziendali e poi va giù in cascata. Perché? Perché vuol dire che una volta che i dirigenti dell'azienda hanno ricevuto la necessaria formazione, sono in grado anche di fare da facilitatori a livello gerarchico successivo, perché il consulente o il formatore Franklin Covey non è sempre presente in azienda. Quindi, visto che dovrebbe diventare un'abitudine quotidiana, ci deve essere sempre qualcuno a cui poter chiedere: ma questa cosa secondo te è fatta o stiamo seguendo i principi dei 7 habits? Quindi vuol dire che io
devo essere in grado di poter chiedere al mio responsabile eventualmente la possibilità di chiarimento. Quindi viene fatta un'implementazione top-down. Prima di passare al blocco successivo, quello dove c'è l'intervento del psicologo del lavoro, di solito passano dai 2-3 anni. Perché? Perché di solito quando uno fa un training è molto entusiasta di tutto quello che ha visto, conosciuto, una settimana dopo, un mese dopo, Alice è d'accordo, diventa un po' una cosa che sì, bello, però quindi c'è bisogno di un po' di tempo per metabolizzare un po' queste dinamiche, quindi viene fatto di proposito uno stacco tra il momento in cui vengo formato, le mie abitudini quotidiane e il successivo blocco che andiamo a vedere dopo. Ok? Fondamentale la distinzione. Entriamo diciamo un po' nel... Ma questa parte del percorso delle 7 Habits, da chi viene tenuta la formazione? Ci sono i consulenti di Franklin Covey. Franklin Covey è un gruppo anche mondiale, quindi ha diverse sedi sparse in giro per il mondo. Nel mio caso io li ho seguiti in Svizzera, però c'è sicuramente il referente in Italia. Quindi fuori dall'ambiente, dall'azienda? Assolutamente fuori dal contesto aziendale, sì. Mm-hmm. Devono essere tenuti proprio separati, perché di solito quando tu organizzi qualcosa in ambito aziendale hai sempre l'amministrazione, il telefono che squilla, persone che ti cercano, quindi devi avere un momento, di solito durano un paio di giorni, in cui sei assolutamente staccato da, da quelli che possono essere i contesti quotidiani. Ok, entriamo nel, diciamo così, nel vostro ambito. Il team building è fatto di tante cose, di tante esperienze. Credo che tanti di noi ne possano raccontare qualcuna, sicuramente lo faremo, però sostanzialmente si basa su spirito di gruppo, ispirazione, direi non sempre, però dovrebbe esserci, obiettivi comuni, competenza, supporto e motivazione. In caso, diciamo così, organizzate dei training esperienziali. Questa è una parola un po' strana, che vuol dire che sostanzialmente vieni catapultato in un contesto a te di solito non noto e fai delle esperienze. Arriva Cubo Rosso di Padova, che è il referente Franklin per, almeno lo era fino a qualche anno fa, dice: bene, adesso voi 4-5 dirigenti, fra 2 mesi andrete, nel nostro caso eravamo in un monastero abbandonato verso Vicenza, portati fisicamente sul luogo e vi dovete arrangiare per 3 giorni. Insieme a voi ci saranno 2 psicologi. Noi siamo stati presi, arrivati alla sera, portati in un bosco, ovviamente senza cellulare, senza nessun tipo di dispositivo, tranne un GPS. Eravamo 3 gruppi divisi in mezzo al bosco e dovevamo tornare a casa. Vi dico subito che nessuno ci è riuscito, quindi sono venuti a recuperarsi. Cioè, questo serve un po' per rompere il ghiaccio, perché poi alla fine di tutta questa giornata in cui gli psicologi comunque ti aiutano, perché ti affiancano nelle tue discussioni, nelle tue valutazioni, arriva il momento più importante. Il momento più importante è quello chiamato the hot seat, che è una cosa bruttissima, nel senso che tu ti siedi in mezzo ai tuoi colleghi e devi dire tu, questa volta verbalmente, che cosa non ti piace di Chiara, che cosa non ti piace di Gabriele, e ovviamente quell'altro è tenuto a rispondere e a dare conferma o meno, diciamo, della tua valutazione. Qui è assolutamente fondamentale un moderatore che è lo psicologo. Essendo magari il nostro gruppo stato eterogeneo, mi chiedevo inizialmente se gli è stata data la possibilità di scegliere se partecipare a questo percorso formativo oppure abbiamo detto da 2 mesi andate e basta. La seconda... Quindi immagino che ci sia state gente, persone che non sono state molto disposte a mettersi in gioco. Sì, allora il gruppo era composto da 4 italiani e una persona straniera che era anche responsabile, il direttore generale dell'azienda. Questo ha generato inizialmente un po' di, diciamo così, un po' di scetticismo, perché soprattutto per il problema linguistico, nel senso che quando io mi siedo sulla sedia e spiego a te in un'altra lingua che cosa voglio dirti, perdiamo una parte di sfumature che sono proprie del nostro linguaggio naturale, quindi già questo era secondo me un fattore limitante. Poi comunque, a detta di tutti, c'è stato anche minore coinvolgimento da parte di questa persona, soprattutto
rispetto alla sua posizione gerarchica. Anch'io ho una domanda. A livello di restituzione del feedback, nel senso che dopo 6 mesi vengono a controllare che la situazione comunque sia rimasta invariata, sia migliorata. In base al riscontro, decidono di intervenire nuovamente all'interno della condizione dell'azienda o comunque un progetto che inizia a venire abbandonato? Allora, a detta dei nostri facilitatori, il nostro è stato uno dei peggiori gruppi che loro abbiano inserito. Un fallimento totale. Ma lo dico perché dopo 6 mesi probabilmente 2 persone su 5 riuscivano sostanzialmente a fare. Infatti dicevamo è un problema di credibilità, no? E in inglese we do what we say, cioè non possiamo dire delle cose e poi non farle. Ed è andato tutto, diciamo così, a rotoli, tra virgolette. Quindi diciamo che il feedback è stato nostro sicuramente non troppo positivo, da parte dei facilitatori assolutamente negativo. Nel nostro caso è stata decisamente un'esperienza fallimentare dal punto di vista dei risultati a posteriori. Il training è stato, secondo me, nella maggior parte dei casi vissuto molto bene, però poi tradotto nella vita pratica non c'è stato il riscontro sperato. Una persona non si incastra nel gruppo di lavoro, non ci si incastra perché lo psicologo ha fallito nel lavoro o nel tentativo di integrarlo. Fallisce perché principalmente la persona è la prima che non vuole integrarsi o che non vuole, diciamo, mettersi in discussione. A seguito di questa esperienza, voi come gruppo migliorereste qualcosa dell'intervento fatto dallo psicologo? Allora, diciamo che chiaramente si dice ogni testa un mondo, quindi qua siamo circa un centinaio tra interni e esterni, quindi sono 100 mondi diversi. Quindi sicuramente se facciamo se pensiamo a costi benefici, che di fatto l'azienda vive di questo, sicuramente gli inglesi dicono right person in the right place, no? E quindi sicuramente l'intervento dello psicologo potrebbe essere quotidianamente di aiuto per cercare di profilare, di individuare la collocazione migliore delle persone. E se trovi la collocazione giusta per la persona che ha un valore, può portare un valore aggiunto, se si trova in una zona, in una posizione che non gli crea ansia ma che, nella quale si trova in situazione di comfort, non comfort zone, okay? Però di comfort, sicuramente esprime al massimo le sue potenzialità e questo chiaramente fa crescere l'azienda. Per citare le parole di un altro personaggio, Steve Jobs, è inutile prendere una persona con dei grandi talenti per poi dirgli cosa deve fare. Okay. Quindi va assolutamente in questo senso. E però molto spesso devo dire che nelle aziende c'è questo rischio, quello di andare alla ricerca di grandi talenti e poi però dirgli come devono operare. Certo. Io voglio questo, so che è uno strumento importante e affido tutto al consulente, non è questo, cioè il consulente, lo psicologo, non è un mago, non è magia, è tecnica e di conseguenza se non c'è una scelta di fondo da parte dell'azienda che quello è lo strumento giusto, difficilmente quello strumento poi dà benefici all'ammontare. Una tecnologia viene sempre vista molto più facilmente da una qualsiasi azienda, da una qualsiasi direzione. Cioè io compro un trattore e però compro anche la manutenzione, so che quel trattore, so che quella macchina ogni 8 ore deve avere bisogno di quell'intervento di manutenzione e me ne guardo bene da non seguirla. Assumo una persona e non mi preoccupo di fargli manutenzione. Questa è, cioè, perché non riesco a vedere la persona come una risorsa importante e il cambio dell'olio della persona è il supporto, oggi anche psicologico, proprio perché in un'azienda come nella società siamo esposti e quindi come mai nella società civile da cittadini cresce l'esigenza del supporto eccetera e nelle aziende non ne sentiamo il bisogno, sono le stesse persone che quando entrano da determinati cancelli, sono impiegati, operai, tecnici e quando escono sono privati cittadini. C'era una riflessione qualche tempo fa, tra
veramente la differenza tra grandi aziende e aziende medio-piccole, cioè al di là della disponibilità delle risorse, è il training, non so, cioè la formazione costante a 360 gradi, che è quella che probabilmente fa veramente la differenza, che è anche un po' il carburante che ognuno ha bisogno anche per uscire dalla zona di comfort, anche per non fare sempre le stesse cose. Avete avuto qualche problema, avete riscontrato qualche difficoltà nel interagire con lo psicologo? Sì, anche tra voi colleghi, se c'è stato qualche problema. No, ma nella mia precedente esperienza direi sostanzialmente di no, perché ovviamente per etica lo psicologo non... diciamo, quando fai colloqui individuali, perché vengono fatti dei colloqui individuali nel contesto complessivo del team building, ovviamente non, diciamo così, non comunica mai se ci sono state con le persone delle difficoltà. Viene fatto in un ambiente, chiamiamolo tra virgolette, protetto, cioè fuori dal contesto aziendale, anche per facilitare il rapporto stesso tra persona e psicologo barra facilitatore. Vi è sembrato utile come... Assolutamente sì, perché secondo me, al di là del contesto aziendale, sono attività che servono proprio per la persona, quindi sono... Alice, vorresti dire qualcosa di tu? No, sì, io fondamentalmente parlo anche come donna, e quindi che non è molto facile a volte poter essere, cioè in contesto aziendale, leader, essere anche donna. Quindi io come esperienza porto, ho anch'io effettuato questo tipo di corsi, e come diceva giustamente Giorgio, sono stata proiettata completamente in un altro mondo, in India, insieme ad altre ricercatrici che del mio stesso livello, che quindi si approcciavano per la prima volta a seguire un team composto principalmente anche loro da ricercatori di vasta fascia, per così dire. E è stato difficile, perché è stata un'esperienza fantastica, proprio perché ti metti a nudo e capisci che i problemi che a volte pensi di avere solo tu le hanno tutti, e bisogna affrontarli, e sono cruciali poi per poter guidare al meglio le persone che ti stanno sotto. Non è sempre facile capire la propria personalità e metterla effettivamente a disposizione del team. Nel momento in cui si fa questo tipo di lavoro, a quel punto poi si è in grado di poter aiutare gli altri, e cruciale è l'obiettivo comune. Nel momento in cui si ha un obiettivo comune all'interno del team, si arriva dove si vuole. Cioè si deve, e a volte l'obiettivo personale può coincidere con quello del gruppo, a volte no. Il bravo leader è quello che è capace di unire queste due cose. E quindi avere un obiettivo comune molto più ampio, ma anche quello strettamente personale. E lo psicologo è fondamentale, cioè nel senso, è stato ho capito quali sono nel tipo di esperienza che anche Giorgio e gli altri miei colleghi hanno fatto, cioè capisci che ti metti alla prova, devi uscire dalla tua comfort zone, capire e ti dà la possibilità di comprendere quali sono i tuoi punti deboli, lavorarci su, infatti i risultati si vedono dopo parecchio, dopo diverso tempo, e le donne, sì, non è facile perché ci sono degli stereotipi ancora molto forti da superare. Io ero insieme a altre ricercatrici provenienti da diverse parti del mondo, dall'Africa all'Asia, dove la donna ancora è assolutamente poco considerata in un contesto aziendale dirigenziale, e quindi non si ha un certo tipo di valenza, se si può definire così. E ci sono dei modi per essere molto più, e bisogna lavorare sulla propria personalità per essere più diretti e trovare il proprio spazio cioè puntando sulle capacità e tutto il resto. E quindi per una donna, e non dimentichiamoci il bilancio poi della vita personale, perché per una donna c'è anche una, diciamo, una sfera personale che a volte fa fatica, cioè fa fatica, deve essere sinergica, ma si fa fatica a, ok, stare 8 ore qua, pensare nel frattempo alla propria famiglia a casa e fare il lavoro che oggettivamente fa un uomo.
non esiste quindi un lavoro più adatto all'uomo o alla donna, è bisogna solo, diciamo, capire qual è il modo giusto per fare in modo che anche una donna possa essere un dirigente, ecco, e sta a lei fare questo tipo di bilancio, e uno psicologo è cruciale per aiutarti a esprimerti al meglio e non andare sul burnout. Vorrei una domanda per sì. lei. Allora, mi ha parlato della differenza di genere, delle difficoltà che può aver avuto comunque nella sua esperienza, anche perché era in una cultura differente che a livello comunque di uguaglianza, parità dei sessi, può essere ancora arretrata rispetto alla nostra. Quella difficoltà qua, pensa di viverla anche in Italia comunque? In certi tipi di contesti sì, in altri no. Nel caso specifico Easy Sementi no, nel senso che siamo un'azienda dove fondamentalmente veniamo valutati per quello che siamo e non abbiamo ancora uno psicologo del lavoro, però io mi sento capita, cioè esiste molto questo tipo di equilibrio, io la mia vita privata la riesco certo. a bilanciare molto bene. A volte in altri tipi di contesti no, è difficile, ci sono degli stereotipi ancora molto molto grossi da superare e in Italia ci sono. Non sono evidenti e non sono così, sono mascherati e però esistono, sì. Più velato comunque. Molto più velati, cioè voglio dire, in Africa una donna non conta niente e non conta niente, punto. Qui facciamo finta che conti, ma in realtà non conta, cioè nel senso... È necessario tirar fuori sì, le unghie comunque. Esatto. Cosa che è assurdo, cioè quote rosa, non quote rosa, cioè io mi sento molto meno donna quando no, ma ci vogliono le quote rosa, ma cosa vuol dire? Cioè nel senso non esiste, cioè nel senso perché? Cioè già il fatto che tu stai mettendo la quota rosa stai facendo una discriminazione. E quindi io vorrei un mondo molto più libero da stereotipi, da gender, ma volto più alla psicologia, cioè al valore intrinseco della persona, indipendentemente che sia clusterizzata in un contesto che possa essere il sesso piuttosto che il colore della pelle, piuttosto certo. che la religione, o basiamoci sulle cose che servono e poi si vedrà. Esatto. Grazie mille. Il corso che ho fatto è stato l'ultimo in gestione dei conflitti. Che onestamente mi ha rivoltato come un calzino. Io mi ritrovo molto in quello che ha detto Giorgio, ma anche in parte in quello che ha detto Alice, perché io sono arrivato credendo di avere un'esperienza in cui mi venisse insegnato di gestire le persone, e invece ho capito che in realtà dovevo prima di tutto gestire me stesso, che era l'unica persona che non conoscevo di tutte quelle che erano presenti al tavolo. Avevo anche delle attitudini che credevo essere molto sviluppate, e in realtà poi andando a scavare mi sono accorto che erano addirittura quelle meno importanti, e facendo leva su questi due o tre punti le cose sono praticamente cambiate da un giorno all'altro. Nell'ambito scientifico la sfida va al di là del genere o di qualunque altra classificazione, ma si gioca solo sulla capacità di riuscire a pensare, a ragionare in modo più logico o meno. E questo però da una parte credo che porti anche forse un tipo di freddezza logica che ovviamente non può esistere, perché siamo esseri umani. La presenza di qualcuno che ti possa guidare e dire guarda che stai interagendo con persone, non solo con piante che non parlano o con computer, credo che sia assolutamente fondamentale. Credo che sia un po' tipo un vaccino, cioè ogni tanto ci vorrà un'avventura di richiamare, perché credo che fra due anni, anche se ti impegni, magari poi è capitato di ripetere corsi più o meno con lo stesso taglio, e ogni volta che vai chiaramente ti sembra, però ogni volta ti porti a casa qualcosa che ti eri dimenticato di portarti a casa la volta prima, che non eri maturo per cominciare ad applicare suggerimenti o i consigli che ti vennero dati. Per cui nella storia qualche corso l'ho fatto e qualche volta l'ho anche ripetuto, e quelle volte che mi è capitato di ripeterlo devo dire che, partito con l'idea di annoiarmi tremendamente, alla fine poi mi ha aiutato a fare uno step in più che la volta precedente magari non avevo percepito, o non avevo percepito l'importanza, o non ero maturo per farlo,
o non erano, erano talmente tante le lacune che tutte quante non le avevo tutte compensate, ok, con l'UAR, quindi questo sì, sicuramente anche un refresh ogni tanto non è malvagio. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie a voi. Io ho finito con le domande, se i miei colleghi ne hanno altre. Grazie. Grazie. Grazie dell'attenzione e adesso a noi la parola.